ci crediamo perché vogliamo continuare a avere questi Special Olympics nel nostro territorio. Montecatini è pronta al lancio della sfida per tornare ad ospitare gli Special Olympics. Dopo l'edizione 2018, che ha visto l'arrivo di 3.000 atleti in provincia di Pistoia per le gare, la città termale ha ufficialmente presentato la propria candidatura per l'edizione 2020. Gli avversari veramente sono tosti, perché Varese, mi dicono Varese, così le ultime notizie che ho è questa, però noi ce la metteremo tutta. La chiave, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa al Palazzo Comunale, sarà, come è stato per la prima volta, un'organizzazione che coinvolga tutti i territori. Ci siamo ancora in campo per il 2020 sulla base appunto del successo dell'edizione 2018. La Regione Toscana ha supportato in modo importante la realizzazione dell'edizione 2018. Ce la giochiamo adesso per il 2020 e quindi noi siamo in campo per supportare la proposta che viene dal territorio. La sinergia che abbiamo fra gli enti locali della provincia di Pistoia, della Regione Toscana, dai nostri consiglieri regionali, quindi le associazioni di volontariato, le associazioni del terzo settore, le società sportive, cioè tutti insieme con grande veramente entusiasmo. Ripartiamo dall'entusiasmo degli ultimi giorni di questa manifestazione e ci candidiamo.